Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi è arrivato il momento di fare l'home tour e sarà un home tour totalmente diverso dal solito perché per questa settimana a Parigi non staremo né in un appartamento, né in un hotel, né in una stanza, ma bensì in un ostello. È la nostra prima volta in ostello e quindi condivideremo con voi anche questo tipo di esperienza. Questo ostello si trova in zona Bastiglia ed è una zona favolosa perché è ricca di negozi, ristoranti, bar, locali, chi più ne ha più ne metta, e si trova a solamente 30 minuti a piedi più o meno da Notre Dame e dal Louvre. Però è carino perché non si è proprio in centro e quindi si vive anche la Parigi un po' più periferica. Prima di entrare nel nostro ostello iniziamo subito con una chicca risparmiosa. Noi vi consigliamo tantissimo, se venite qui a Parigi, di prendere un ostello, ovviamente se volete risparmiare, uno perché ovviamente costano meno, ma quello lo saprete già anche voi, due perché gli ostelli al 90% sono in zone centrali e questo vi permetterà di risparmiare sui mezzi perché avrete bisogno di prenderne meno perché riuscirete a raggiungere le mete a piedi. E un'altra cosa da tenere conto è che in alcuni ostelli è compreso nel prezzo la colazione e quindi questo ovviamente fa risparmiare tantissimo perché altrimenti dovete fare colazione in giro e a volte ci sta, però tutti i giorni diventa dispendioso. Quindi siamo pronte per iniziare il nostro tour e andiamo. Ci sono 4 piani in questo ostello e noi siamo all'ultimo piano e la nostra stanza è la 404. Eccoci ragazzi, questa è la nostra piccola cameretta del nostro ostello. Quanto sarà grande secondo te? 10 metri 15, quadri? 15? 10, sì. 10. 10. C'è lo stretto necessario. Abbiamo qua i due letti a castello. Io dormo sopra e Lucrezia dorme sotto. L'unica cosa del sotto è che è un po' oppressivo, però sono molto comodi i letti, vero? Vero, sì, dormo bene. È bello duro il materasso. Sì, dormo bene. Cioè, in un ostello pensavo che il materasso fosse tipo ad acqua, sai, no? Quelli sottili, sì. Invece è una bomba. Qua c'è la scaletta per salire sul secondo letto. Una cosa molto comoda è che qua sotto al letto hanno inventato questo piccolo spazio dove uno può ritirare le valigie, le borse oppure le cose sporche che noi lasciamo lì nella nostra busta perché ovviamente non c'è la lavatrice. Poi da questa parte abbiamo una sorta di mobiletto che noi qua l'abbiamo praticamente usato per metterci tutto. Tutti gli impicci. Sì, 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 tutti gli impicci vari. Qua sotto abbiamo un armadietto a vista e lo utilizziamo per le giacche, le sciarpe oppure per i vestiti che utilizziamo in questi giorni. E poi sotto ci sono le due casseforti che però non sappiamo come si usano. Se uno vuole, sì, c'è la cassaforte anche sotto che, sì, devi chiedere e loro ti mettono la roba e ti danno il numeretto e quando torni... Sì. Fai così. Sì, almeno vai sicuro perché c'è scritto che se ti rubano qualcosa l'ostello non si prende nessuna responsabilità. E un bellissimo aneddoto del mese, ragazzi. Da quel giorno abbiamo iniziato a mettere il computer nella cassaforte, sì, perché abbiamo lasciato l'ombrello sgocciolare fuori dalla porta e siamo uscite e non c'era più l'ombrello. L'ombrello, quindi figuriamoci il computer, quindi. Anche se sicuramente non sono quelli che fanno le pulizie che l'hanno fottuto, no, ma sono gli stupidi che c'erano qua. Sì, esatto. Italiani, ovviamente. Ovviamente, perché è da 7 mesi che giriamo all'estero e mai nessuno ti toccherà qualcosa se non gli italiani. È venuto un bel gruppetto di italiani stupidi. Già. Che ormai non sento parlare italiano e mi vergogno, perché
per forza, ragazzi. Cioè, siamo state in un ostello, non si è sentito volare una mosca per una settimana. Sono arrivati sti ragazzi, i soliti cretinetti. Poi c'è, non di 3 anni, di 20, 25, che parlavano che andavano all'università, quindi non bambini. Hanno fatto un casino che non siamo manco riusciti a dormire. Cioè, una cosa imbarazzante. E quindi, ovviamente, non sono quelli delle pulizie, però in linea di massima non ci fidiamo tanto, perché comunque il computer costa 1300 euro, non ci sembra il caso di rischiare di perdere il computer e tutti i dati dentro. Continuiamo il tour. Qua abbiamo pure una bella finestrella e adesso vi facciamo vedere la vista. Molto parigina. Sì, un casino. E invece da questa parte abbiamo una cosa veramente molto funzionale, perché per fortuna ci hanno messo il lavandino. E almeno tutte le mattine, anche se uno non si fa la doccia, si può comunque lavare facilmente. Qui abbiamo spazzolini e dentifricio. Abbiamo comprato il dentifricio qui in Francia che c'era finito e lo abbiamo pagato pochissimo, 1,10 euro praticamente. Che tra l'altro è antitartaro. Esatto. E abbiamo anche comprato i due spazzolini 1,50 euro in totale. Quindi per darvi un po' di idea di prezzi, già che ci siamo. È un normale prezzo che si trova anche da noi, quindi va benissimo. Nelle camere da 4, quindi da più letti, mi sa che c'è anche la doccia in camera. Esatto. Quindi questo ostello è veramente più comodo degli altri, di molti altri che abbiamo letto. Poi alcuni saranno più comodi, altri meno. Esatto. Però già che hai il lavandino, già che alcune stanze hanno pure la doccia, praticamente è quasi come un hotel. Qui abbiamo una luce carceraria. Qui un asciugamano che abbiamo rubato. È vero, anche questa è una chicca. Che esatto, dire. Che abbiamo rubato a Kaunas, dopo vi spieghiamo. Poi qui c'è il sapone che abbiamo rubato nei nostri vari spostamenti. Poi qui tutti i nostri vari botticini con roba rubata dentro. No, alcune cose sono anche nostre. Qui è il robetta nostra, il deodorante, direi che il tour è terminato. Sì, e qua sotto abbiamo un cestino. Esatto, non si vede dal carcerario, vabbè. Di fronte al letto c'è questo spazio vuoto dove a volte mettiamo le valigie o comunque ci mettiamo le scarpe quando le togliamo, e è abbastanza ampio. L'agilità di Lucrezia non ha limiti. Oddio, sono un pezzo di legno, infatti è meglio che ci dormi tu qua, prima che casca di sotto. Da qui sopra volevo dirvi altre cose su questo ostello. Ok, vai. Allora, questo ostello si chiama Auberge Internationale Dejeune. Infatti una cosa molto strana, quando noi l'abbiamo letto, molto carina, è che questo ostello è riservato alle persone fino ai 30 anni. Proprio per questo motivo ha dei costi così tanto bassi, è fatto apposta per i giovani, se vieni in vacanza, se studi, eccetera. Hanno creato questo hotel solamente per noi giovani. Adesso dico la chicca. Di la chicca. Dico la chicca risparmiosa. Che prima vi dicevamo che abbiamo fottuto l'asciugamano. Mi sento anche in colpa, sinceramente. Ma no, dai. No, vabbè, però un conto il bagno schiuma, adesso pure l'asciugamano. E allora anche noi rubiamo, come quelli che ci hanno rubato l'ombrello. Vabbè, però non dagli altri. Vabbè, meno male, ci manca. Avevamo bisogno dell'asciugamano. No, perché abbiamo letto sul sito che non ti danno l'asciugamano incluso, ma devi affittarlo per 2 euro. E non riuscivamo a capire se 2 euro a notte, nel senso a giorno che stai, o 2 euro in generale. E abbiamo detto, madonna, se dobbiamo pagare per una settimana 4 euro di asciugamano, no, per 2 al giorno, cioè facciamo prima a comprarci 2 asciugamani. E poi abbiamo detto, ma qua a Kaunas c'era la parte della lavanderia e c'erano tipo 500 asciugamani. Ne abbiamo preso uno un po' più vecchio, così, che abbiamo detto vabbè, e ce lo siamo fatto tutto.
E quindi mi raccomando, leggete esatto. queste cose. La chicca risparmiosa è che se prenotate un ostello, guardate sempre sul sito se sono comprese queste cose, tipo l'asciugamano, che se no portatevelo da casa, così non dovete pagare niente di aggiuntivo. Invece coperta, lenzuolo e il copricuscino sono inclusi nel prezzo, quindi quello ok. E se volete altre coperte, costa 3 euro per 4. Affittarle, 4 per affittarle. E il wifi, non abbiamo capito bene gli orari, comunque c'è una fascia d'orario dove puoi utilizzarlo sia nelle stanze che nella reception, nel senso nella sala comune. Diciamo che non va alla grande, ragazzi, però ce l'aspettavamo perché cioè stai in un ostello, però comunque riesci ad andare su Instagram, sì, a caricare le storie, qualcosa riesci a fare. Per noi che lavoriamo con YouTube è un po' complicato perché dobbiamo caricare i video su YouTube e pesa tantissimo fare questa cosa. Per fortuna, come vi abbiamo sempre detto, abbiamo un bel po' di giga sul telefono e quindi ci siamo connesse col telefono per caricare i video su YouTube. Come vi abbiamo detto prima, noi abbiamo questa stanzetta solo per noi, quindi privata, con il lavandino. Invece il vader, cioè il bagno vero e proprio, è in comune, così come le docce. Le docce non vanno a gettoni, nel senso non le devi pagare, sono gratuite. Ce ne sono tipo 4, 3 mi pare, 3 nel nostro piano, e ci sono anche i lavandini, e c'è un bagno per le donne e un bagno per gli uomini nel piano, che io pensavo si affollasse in un modo inquietante, però alla fine non c'è mai nessuno. Poi c'è l'area comune nel piano terra, che è molto ma molto interessante. Cioè veramente è una bomba che ci sia, perché ovviamente questa è una stanza così dove puoi solo dormire, perché comunque è lugubre, cioè non c'è luce, cioè guardate la luce lì, cioè un carcere, cioè, quindi insomma sì, non è che uno può stare qua, cioè ti viene il... una cosa... il magone. Sì. C'è quest'area comune molto carina con questi tavoli lunghi, quindi così di condivisione con tutte le sedie, e puoi stare lì a lavorare al computer, a mangiare a pranzo e a cena. Questo è top veramente, ragazzi, perché noi comunque stiamo risparmiando tantissimo, perché anche se non abbiamo un appartamento possiamo comunque mangiare le cose del supermercato pronte, però comunque è un risparmio che andare a mangiare al ristorante, sì, o in giro, sì, e ti puoi mettere lì quando vuoi fino a mezzanotte, non lo so, sì, sì, e sì, ti puoi mangiare le tue cose. E noi facciamo sempre così: quando non facciamo i video ci compriamo le cose al supermercato a 1-2 euro e ce le mangiamo giù. Nell'area comune ci sono anche le macchinette, sia per l'acqua che per le bibite, che per gli snack, quindi se uno vuole c'è questa cosa. C'è anche il microonde se vi volete scaldare la roba, quindi ci sta. Che dire sulla colazione? La colazione è la parte che mi piace di più. Mi piace tantissimo avere la colazione inclusa nei posti. E per essere, secondo me, un ostello super economico in centro a Parigi, c'è veramente una buona colazione, che ovviamente non ti puoi scegliere, è sempre così tutti i giorni. Loro ti preparano il vassoio ed è compreso una baguette, un panetto di burro, una scatolina di marmellata all'arancio, una piccola madeleine, che è una cosa un casino carina, un succo all'arancio che noi non beviamo a colazione e mettiamo qua, che magari ce lo beviamo a pranzo o a cena, e poi le bevande calde, quindi una tazza di tè, di caffè, oppure di caffè latte, di latte macchiato, di cioccolata calda. Buono, io la prendo, sì, sempre. Ovviamente è tutto singolo, nel senso non è che puoi prenderti 8 baguette. Se ad esempio vuoi 2 madeleine, per dire, oppure 2 marmellate, la seconda la paghi tipo 10-20 centesimi l'una, quindi comunque molto poco. Uno vuole, sì, un'altra baguette, la paga 20 centesimi. Sì. E quindi adesso arriviamo al prezzo. Quanto abbiamo pagato 7 notti in questo ostello? Abbiamo pagato 250 euro tondi per 2 persone, compreso anche di 14 euro di tassa di soggiorno, una settimana a Parigi in centro.
Praticamente sono più o meno 15 euro a Sì, testa. 15 euro a notte a testa. Una cosa che volevamo dirvi, che ovviamente qui si riconosce il fatto che comunque sei in un ostello e non Sì. sei in un hotel, è normalissimo che sia così. Praticamente ci sono degli orari, diciamo da rispettare, diciamo così, che dalle 11 alle 3 del pomeriggio praticamente chiudono tutto, tutto nel senso le stanze, Le perché vengono a fare le pulizie. Cosa stanze. buona perché almeno uno è sicuro che tutti i giorni puliscono, infatti è sempre Sempre pulito. pulito, sì. Cioè, sti cavoli, non è male, perché magari uno potrebbe pensare che viene lasciato un po' così, Invece no? no, no, Invece è no. pulito e ci sta, però non puoi stare nella camera, che comunque sono 4 ore al giorno, non è poco. Però diciamo che non dà troppo fastidio perché appunto, come vi abbiamo detto, c'è l'area comune. Quindi tu organizzi e dopo aver fatto colazione, stai un po' nella stanza, poi ti prendi il computer, quello che ti serve e Sì. vai nell'area comune. Poi diciamo che per le persone normali che si fanno una vacanza non è un problema perché dalle 11 alle 3 stai in Sta giro a in Parigi, giro, non è no? che stai Sì, è nell'ostello. noi che facciamo Sì, una cosa un po' più diversa. particolare. E io direi che ci vediamo alla prossima avventura parigina, perché ancora non sono usciti i video, non ci Assolutamente. capisco niente. Mi raccomando, iscrivetevi al Iscrivetevi. nostro canale per supportarci e farci crescere ancora. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!